sono molto felice di questa occasione perché tra l'altro viene dalla mia città e quindi insomma è ancora più gratificante. È un'occasione ottima per portare, diciamo, questo nostro lavoro che insomma facciamo da tempo. Io personalmente lavoro ormai dai primi anni 90, e il maestro Michelangelo molto più di me. Noi ci siamo incontrati 20 anni fa circa, abbiamo cominciato questo sodalizio e sono nate queste opere integrate, integrate di tecnologia. E che hanno questo potenziale, cioè interagire adattandosi anche all'ambiente, a tutti gli input che arrivano dall'esterno e rispondere sempre in modo diverso agli input che arrivano dai fruitori. E quindi la cosa bella, appunto, è che riusciamo a portare queste tre opere e le mettiamo in collegamento anche perché sono collocati in 3 città diverse, per cui insomma il messaggio che arriva è il messaggio appunto di dialogo che noi all'interno dell'opera e della nostra ricerca ricerchiamo sempre, il dialogo col fruitore, anche con quelli che non sono, diciamo, che fruiscono in genere le opere solo visivamente, cerchiamo di lavorare anche con i non vedenti, i non udenti, quindi il dialogo è un dialogo per tutti e qui in questo caso il dialogo si allarga ai popoli, quindi il nostro messaggio è quello proprio di che attraverso l'arte si deve e si può agire per creare un'integrazione tra i popoli, insomma, tra tutti.